Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Disegno di legge Zan passa una mozione a maggioranza in Consiglio regionale. L'atto di indirizzo è stato presentato dalla consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e chiede alla Giunta di attivarsi affinché la legge sia discussa e votata in Senato. Una legge che parla di diritti delle persone e per questo è importante che sia calendarizzata il prima possibile nei lavori del Parlamento. Così chiede la consigliera del Movimento 5 Stelle. Con la mozione approvata si intende anche istituire in Toscana una giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e l'abilismo. Io ho sentito la discussione in aula e ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. Li informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. In Consiglio ho sentito un'arrampicata sugli specchi di Fratelli d'Italia che di fatto prende le distanze da quella che è una questione di giustizia, diritti e rispetto della nostra Costituzione. Ieri abbiamo approvato due atti importanti, una mozione di sostegno a Malika per la vicenda che ha subito insieme alla famiglia, un luogo dove ciascuno vorrebbe essere accolto e trovare la solidarietà necessaria ad affrontare il mondo e dove invece tanti ragazzi e ragazze sono costretti ad incontrare, ad affrontare i primi scogli e i primi confronti, soprattutto quando ciò riguarda la sfera intima della loro identità di genere e sessuale. Credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika, che riguarda Malika Castelfiorentino, il fabbisogno educativo della comunità intera, degli adulti e dei ragazzi, perché come qualcuno ha detto, ho letto sui giornali, anche i genitori di Malika hanno bisogno di aiuto per imparare a capire e a direzionare il loro, credo, indubbio amore mal espresso e mal gestito verso la loro figlia, che ha così bisogno invece e ha così necessità di un giusto riconoscimento per la sua persona e la sua espressione personale. Ieri per l'appunto in Consiglio c'era anche un atto a sostegno che promuoveva la calendarizzazione, chiedeva al Governo la calendarizzazione, al Parlamento scusate, la calendarizzazione del DDL Zan. C'è stato un bel dibattito, devo dire, in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare. Chi ritiene che come debba essere scontato, perché la Costituzione già lo dice che non si debba discriminare e quindi che un DDL, una legge su questo sia ultronea, e chi invece, proprio partendo dalle cronache, dice non basta l'affermazione di principio, è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte. Io sono intervenuta proprio per sottolineare questo, cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione. Si rischia di punire le opinioni. Le opinioni che istigano alla discriminazione, che istigano all'omofobia, alla transfobia, possono essere legittime, ma possono essere anche trattenute per sé e non necessariamente espresse a fomentare dibattiti o fomentare condotte di spiriti fragili, di anime deboli, di menti deboli che non sanno affrontare la diversità e che di fronte alla diversità reagiscono con la violenza, con l'odio, spesso un odio nascosto dietro le identità virtuali dei social e dei mezzi di comunicazione che non chiamano in causa direttamente il confronto. Ecco, quindi mi è sembrata importante la coincidenza dell'approvazione di questi due atti, la solidarietà a Malika e una richiesta ufficiale di intervenire concretamente in questo delicato settore. Nell'ambito del dibattito, il Consiglio è intervenuto con solidarietà nella vicenda di Malika.
vittima di discriminazione e di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori che si è svolto alcuni giorni fa in Toscana. Con una risoluzione unanime votata dal Consiglio su iniziativa di Italia Viva e indirizzata a promuovere iniziative di sostegno e di aiuto nei confronti della ragazza e di tutte le vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Sulla calendarizzazione del DDL Zan abbiamo, per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge, abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge, un disegno di legge non solo strumentale, non solo anche pericoloso, ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica. Noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo, mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori, chiedevano aiuti. Non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL Zan. Diverso invece è il caso di Malika, a cui va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza. È folle, è vergognoso, è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali. Dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori. Quindi a Malika tutta la vicinanza. La vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malika è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente, visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà, lei sui social attaccava Giorgia Meloni. Mi dispiace che si sia fatta strumentalizzare da questo. La invito a venirci a trovare in Consiglio regionale, mi piacerebbe confrontarmi tanto con lei. Noi come gruppo di Italia Viva siamo assolutamente solidari a Malika, quello che è successo è una cosa che non dovrebbe mai accadere. Non è possibile che nel 2000 una persona non abbia modo di poter autodeterminare se stessa, ma è ancora più incredibile che una persona che rivela ai propri genitori di amare un compagno o una compagna dello stesso sesso venga addirittura messa fuori di casa. È importante trovare una soluzione dal punto di vista legislativo, perché quanto accaduto è inaccettabile. Vorrei ricordare che era già prevista addirittura dalla Costituzione che ogni individuo avesse la capacità di autodeterminare se stessi. Quindi è importante che il Parlamento determini una legge che in qualche modo metta al riparo chiunque dalla discriminazione e possa dare a chiunque invece la capacità di affermare se stesso indipendentemente da quello che è il suo orientamento, soprattutto a carattere sessuale. Spero che questo avvenga nel tempo più breve possibile. Come Italia Viva abbiamo depositato una mozione, adesso è stato votato un atto all'unanimità in Consiglio regionale, è importante che la Regione Toscana si sia espressa in questo senso, in questo caso nei confronti di Malika, ma in senso più ampio nei confronti di chiunque abbia questo orientamento e quindi la possibilità di potersi esprimere. Conferenza stampa in Consiglio regionale dal titolo Toscana Terra Accogliente, rivolta alle residenze artistiche delle produzioni teatrali. Il progetto presentato coinvolge 32 residenze artistiche in Toscana che operano in 8 province, con il coinvolgimento di più di 80 spazi teatrali e 65 comuni toscani coinvolti. Un progetto di rete, quindi, con il quale la Toscana diventa così terra accogliente con gli artisti e offre loro occasioni per valorizzarne il lavoro. Si tratta di un progetto unico a livello nazionale per il numero e le caratteristiche dei soggetti coinvolti, rivolti al sostegno di nuove produzioni artistiche teatrali e alla loro circuitazione. Alla prima colla del bando hanno partecipato ben 351 progetti teatrali inediti, con proposte da tutto il territorio nazionale italiano. Ad ogni compagnia selezionata è stato riconosciuto un contributo economico di 7.100 euro, oltre all'alloggio e all'assistenza tecnica per i 40 giorni di residenza in almeno 3 strutture della rete. È un bellissimo progetto culturale della Regione Toscana e sono molto contenta di presentarlo oggi, che siamo così affacciati sulle prime riaperture della settimana prossima e sul riavvio delle attività culturali. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio, e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile, alla rete di tutte le residenze
residenze teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena 5 compagnie vincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. E devo dire che è un risultato straordinario in un momento così difficile, è un bel messaggio che vogliamo mandare oggi dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la regione e a tutto il paese. Perché è vero, questo periodo ci ha messo a dura prova, il Covid ha fiaccato lo spirito in molti frangenti, ha reso impossibile lavorare, ha immiserito il nostro tessuto, ma ha anche suscitato un bisogno di collaborazione, una voglia di lavorare insieme, un bisogno proprio di darsi man forte che sta producendo i suoi frutti. Ecco, Toscana Terra Accogliente è il primo, ci piace presentarlo oggi in questo momento così importante per il mondo della cultura. Nella fase della pandemia e della sua fine ci auguriamo presto, e sottolinea una grande tradizione pionieristica di attenzione alla residenza teatrale e ai centri di produzione, ma anche un'apertura sul futuro, perché vorremmo che questi luoghi fossero sempre di più e vorremmo che la dimensione della cultura come luogo di espressione, luogo di lavoro, luogo di creatività e non solo di ricreazione, che è l'elemento ultimo della fruizione dei cittadini, fosse più evidente. La cultura è lavoro, lavoro per decine e decine di persone che abitano questo territorio e che lo rendono più ricco e bello com'è. In quest'anno pandemico abbiamo dimostrato come residenze una grande vitalità, uno approfittando di tutte le occasioni di teatro in presenza. Nell'estate passata abbiamo trasformato paesaggi urbani, paesaggi naturali, anche grazie ai festival che sono patrimonio della nostra rete, in grandi momenti di teatro insieme alle comunità. In più abbiamo fatto una grandissima attività in remoto tramite il digitale e i sistemi radiotelevisivi, anche con alcune radio e televisioni che qui intervistano. E in più abbiamo mantenuto gli obiettivi prefissati con Regione e Ministero nel 19 rispetto alle residenze temporanee, che è l'oggetto della conferenza di stamani mattina. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale, nel senso che mette insieme i centri di residenza dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Sieni e il Metastasio di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera, gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. Ma questa è una delle cose che mi è mancata di più in questi mesi, in questo anno, come a tante cittadine e a tanti cittadini della Toscana, è quella di poter riuscire ad ascoltare, a incontrare, a crescere anche grazie al lavoro delle imprese culturali. Tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare il via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte insieme alla Presidente Giachi, che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi primi mesi di legislatura. Abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica, per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri gli effetti della pandemia. A breve uscirà un bando. Sappiamo che è una goccia nel mare, sappiamo che servirebbe di più, ma noi siamo riusciti a dare tutto quello che in questo momento potevamo per dare una risposta, un sollievo, ma soprattutto per dire che con la cultura, con il teatro, con tutte queste iniziative la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro. Quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare, di ridare questo segnale di speranza e di attenzione alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Ma un milione di euro sono tanti rispetto al bilancio del Consiglio regionale, ma sappiamo che rispetto a quelli che sono gli operatori di questo settore è davvero comunque ancora un inizio. Ecco, è necessario che noi continuiamo a lavorare in questa direzione e possiamo sostenere queste iniziative anche nel futuro.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.